so much to learn about. It'll make you want to shout, Blippi! Hey! Guardate con cosa sono arrivato! Già, è un'auto della polizia! Oggi impareremo un po' di cose sulle auto della polizia! Guardate cosa c'è! È un'auto della polizia! Volete venire a scoprire com'è fatta con me? Dai, andiamo! Guardate questo lampeggiante qui sopra! Ci sono le luci rosse e di là le luci blu! E a proposito di luci... Wow! Guardate il riflettore! Wow! 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 È luminoso! E davanti al cofano c'è un paraurti tubolare. Questo viene usato per spingere i veicoli ai lati della strada quando sono rotti. E poi qui sotto, questo è un altoparlante. Ascoltate! Ehi tu, lascia passare! Che forte! E una delle mie parti preferite. Il motore! Da questo la macchina prende tutta la sua potenza. E l'olio! Lo controlliamo insieme? Ecco un fazzoletto! Ok. Guardate! Sì! L'olio mi sembra a posto! Mettiamo al suo posto l'asticella e chiudiamo il cofano e andiamo di là! Guardate qui! Ruote e pneumatici! Wow! E guardate qui! Due parole! La prima parola è Olimpia. O-L-Y-M-P-I-A. E la seconda parola è police. P-O-L-I-C-E. Polizia di Olimpia. Ultimo, ma non meno importante, il baule. Qui ci sono un sacco di cose interessanti. Wow! Fiaccole rosse. Un auto velox. E... alcuni coni e del nastro per delimitare. Vi mostrerò queste cose dopo, ma adesso è il momento di ballare! Di guardare dentro l'auto della polizia con me? Dai, andiamo! Wow! Ora siamo dentro l'auto! Guardate questo! L'interruttore, lo vedete? Adesso lo spingo a destra e queste sono le luci. Guardate! Wow! Come sono luminose! Ok, adesso le spengo. Ok, ho spento le luci e guardate qua! Vedete? L'ho appena acceso.
è il riflettore. Lo vedete? Wow! Ok. Spegniamolo. Cos'altro abbiamo qui? Wow! Lo sterzo! E qui? Il microfono. Ciao, ciao! Ti vedo, sono Blippi! Che buffo! E a proposito di rumori e suoni, guardate questo. Questo pulsante qui. Ascoltate. Esatto, è la sirena! E il computer. Sì, è fortissimo! È la canzone dell'auto della polizia di Blippi. Ok? Ho ancora tante altre cose da mostrarvi. Venite qui, andiamo. Chiudo la porta. Ok, venite qui. Guardate qua dentro. Questa è la borsa di pattuglia. Ci sono un sacco di congegni e oggetti qui dentro. Wow! Un binocolo! Wow! Vedo lontanissimo! Wow! Ehi! Ok, mettiamo a posto questo. Un rinoceronte di peluche! Una fotocamera! Una torcia! Ciao! Ciao! Per vedere al buio! Wow! Un kit di pronto soccorso! E le manette! Che forti! Mi piacciono le manette! Ok, proviamole! Le metto su! Oh! Adesso che le ho messe non posso toglierle! Ma per fortuna... Wow! Ho la chiave delle manette! La metto qui, la giro un po' e così le tolgo! Sembra magico! Ehi, mettiamo a posto queste! E per ultimo, ogni agente di polizia deve avere degli occhiali da sole. Ok. Wow. Adesso sono un agente di polizia. Ok, e guardate questo. Qui è dove si mettono i sospettati. Wow! La porta non ha neanche la maniglia. E i sedili sono di plastica e davvero scomodi. Non voglio stare qui dietro. E senza maniglia sembra una portiera per bambini, ma è per adulti. Ehi, questo è un autovelox. Usa un laser che rimbalza sulle macchine, torna indietro e ci dice la velocità. Vediamo se qualcuno corre un po' troppo. Eccone uno. Davvero troppo veloce. Andiamo a fermarlo. Beh, salve, agente! Signore, ha superato il limite di velocità. Mi dispiace. Che dire, piedi pesanti? Beh, per questa volta l'ammonisco. Okay. Lo faccio per la sicurezza di tutti. Bene, grazie. Già che ci siamo? Stiamo cercando questa persona. L'ha per caso vista? Oh, no. Questo signore sembra che abbia gli occhiali. Io non li porto. Oh, ha ragione. Beh, le lascio questo. Okay. Ci chiami se lo vede. Ok. Vedi con prudenza. Grazie mille. Wow, ragazzi, ci è mancato poco!
Ciao! Ehi! Vediamo quali altre cose troviamo nel baule dell'auto della polizia. Guardate! Abbiamo un cappello da agente. E... già! Un gilet di sicurezza. È giallo brillante! Guardatelo! Wow! Ok. Un bel gilet di sicurezza giallo brillante. Come mi sta? Ok. E ho messo il cappello. E... oh, guardate! 4 coni stradali arancioni! 1, 2, 3, 4! Ok? E guardate! Fiaccola di segnalazione! Wow! La metto in tasca. E... bande chiodate! Ok, mettiamole qui. Chiudiamo il baule. Ok, andiamo con ordine. Le bande chiodate! Guardatele da vicino! Wow! Guardate! Wow, sono appuntite! Ok, mettiamole qui. Mettiamo questo qui sopra. Ok, pronti? Guardate questo. Ok, faremo un percorso per l'auto della polizia. E l'auto dovrà stare attenta a non guidare su queste perché sono affilatissime. Ok, prendiamo i 4 coni stradali e mettiamone uno qui. Andiamo. E poi mettiamo il secondo qui. 1, 2. E mettiamo il terzo qui. 1, 2, 3. Ne abbiamo ancora uno. Andiamo! Ok, che ne dite di metterlo qui? Pronti? Esatto! 1, 2, 3, 4! Quasi mi dimenticavo! La parte migliore, la fiaccola! Wow! Ok, questo non è un giocattolo. Non è per bambini. Beh, accendiamo! Wow! Ok, mettiamola qui e cominciamo il percorso! Quasi toccato le punte! Ottimo lavoro! È stato divertentissimo imparare cose sull'auto della polizia! Adesso è il momento della sua canzone! Che arrivano luci rosse e blu ti avvisano. Volanti, volanti, volanti. Ce ne sono tanti.
cane che le tracce sente e li porterà dal criminale. Volanti, volanti, volanti. Se ti trovi nei guai o qualcuno lo è, o se un'emergenza c'è, chiama il 112, la polizia verrà guidando le. Cantare e ballare la canzone dell'auto della polizia con voi. Ehi, ho una cosa davvero importante da dirvi. Voi siete molto speciali. Siete dei bambini meravigliosi. Sono così emozionato all'idea di vedere quali cose farete al mondo, rendendolo un posto migliore e aiutando le persone. Ultimo, ma non meno importante, grazie per essere miei amici. Grazie. Beh, adesso devo andare. Ma se volete stare ancora in mia compagnia, sapete come trovarmi? Esatto, vi basta cercare il mio nome. Lo sapete il mio nome, vero? Esatto, è Blippi. B-L-I-P-P-I. Blippi. Guardate dove siamo! Siamo in un bellissimo parco! E guardate cosa abbiamo! Gnam! Un pranzetto appetitoso! C'è dell'uva! Dei lamponi! Una fragola bella rossa! E abbiamo delle verdure! Un sandwich, cracker... Ce ne occuperemo tra poco! Ma prima giochiamo un po'! Andiamo! Wow! Questo parco è bellissimo! Dai! Guardate queste piante! Sembrano semplici piante, ma per me sono meravigliose! Guardate, sono così verdi e vitali! E hanno un profumo fantastico! Wow! Ehi, ho un po' di fame! Mangiamo qualcosa? Oh! Wow! Che è successo? Dov'è finito? Oh no! Il mio pranzo è sparito! Ehi! Agente! Agente! Ehi, Blippi, cos'è successo? Il mio pranzo era proprio qui, lo stavo mangiando ed era buonissimo. E poi sono andato lì per guardare le piante. Quando sono tornato, era sparito tutto. Beh, sembra proprio che dovremmo investigare. Sei fortunato, ho la borsa per le indagini qui con me. Ho un'ottima idea. Vuoi aiutarmi, Blippi? Mi farebbe piacere aiutarti. Ok, ho questo speciale distintivo per te. Oh, oh. Wow, guardate qua. C'è persino il mio nome sopra. Wow, sono onorato. Wow! E guardate con cosa è arrivato! Una bici della polizia! Posso dargli un'occhiata? Ma certo che puoi, Blippi! Fai pure! Forte! Ok! Guardate qui! Un casco! Wow! Questo vi tiene al sicuro! Ok! E... guardate qui! La vedete? È una luce! E poi il manubrio! E una ruota gigante con lo pneumatico. E poi un'altra ruota gigante con un altro pneumatico. E qui ci sono i pedali e il cavalletto. Tiriamolo su così. Yeah, guardate qua. Questa è la borsa per le indagini di cui parlava la gente. Questa ci aiuterà a trovare il mio pranzo. Ma prima...
andiamo a provarla! Wow! Divertentissimo. È proprio come immaginavi, Blippi. Già. Beh, direi che dovremmo cominciare a indagare. Cosa ne pensi? Sì, sono d'accordo. Benissimo. La cosa migliore è chiamare K-9. K-9. Questo è un altro nome per il cane. Agente Fijex, mandate K-9. Oh, ce l'ha fatta! I cani poliziotto hanno un olfatto sensibile e la polizia li utilizza come aiutanti per trovare tracce di persone e prove durante le investigazioni. Ce l'ha fatta! Ha trovato delle prove! Investigatore Blippi, questa è la prova che ha trovato il K-9. Oh, guardate! Questo è il mio bicchiere! Questo è il bicchiere in cui... c'era tutta la mia acqua! Cosa ci fa così lontano? Ah, c'è il bicchiere, ora che si fa? Ora dobbiamo raccogliere le prove, usando la borsa di cui ti parlavo prima. La prima cosa da fare è mettere un nastro per delimitare la scena del crimine. Ok. Grazie. Wow! Guardate, dice... scena del crimine, vietato passare. Intorno al paraurti. Ben fatto, ora possiamo annodarlo. Ok. Facciamo un nodo. Così. Ci siamo quasi. Oh, ottimo lavoro, Blippi. Grazie. Ok, è bello annodato. E ora? È un nodo perfetto, Blippi. Grazie. E ora dobbiamo fare delle foto usando un righello. Ok. Ok, capito. Ecco il righello. Mettiamolo qui, vicino al bicchiere. E la macchina fotografica. L'accendo. Sorridi! Oh, sei un bicchiere bellissimo! Ok, più da vicino. Ok. Ora la spengo. Ed ecco a te. Perfetto, ora che abbiamo le foto, dobbiamo raccogliere le prove. Ok. Ma prima di farlo, dobbiamo metterci i guanti per non lasciare le impronte digitali. Esatto. Ok, ora indossiamo questi guanti. E il primo guanto è di colore blu. E l'altro guanto è anche lui di colore blu. Bene, ho messo i guanti e ora... Ok, ora che abbiamo i guanti, possiamo prendere il bicchiere e metterlo in un sacchetto. Ok. Il sacchetto delle prove. Ok, proviamo. Vediamolo. Wow. Ok, mettiamolo nel sacchetto. Ecco fatto. Quindi l'ho messo nel sacchetto e ora? Ottimo lavoro, bravo. Ora andiamo alla centrale di polizia per analizzarlo. Bene. E come ci andiamo? Beh, dobbiamo chiamare la motocicletta. Ok. Agente Fijex, mandate la motocicletta per il trasporto delle prove. Bene. Conosciamo la motocicletta. È qui che ti aspetta, Blippi. Ok. Wow! Guardate cosa c'è! Wow! È una motocicletta della polizia. E questo è ciò che viene usato per trasportare le prove. Qui, venite qui. Wow, guardate. Ok, prima le cose importanti. Mettiamo le prove nella borsa di questa motocicletta. Ok, sono al sicuro qui dentro. E qui dietro c'è uno scompartimento con un computer portatile. Vedete? C'è un portatile. E... anche una stampante. Cos'è questo? Oh, guardate! È una mia fotografia! Carina! Ok, rimettiamola qui dentro. Ok. Quante cose ci sono da mostrarvi. Ma forse
prima dovrei montare su... Wow! Wow! Questa motocicletta è grandissima! Molto più grande di una motocicletta normale. Ok. Ora vi mostro una cosa. Già, per prima cosa voglio mostrarvi questo. Questo è un auto velox. Vedete? Questo viene usato per controllare la velocità di chiunque stia guidando. E voi dovete guidare rispettando i limiti di velocità per la sicurezza di tutti. E vediamo, cos'altro posso mostrarvi? Oh, già, le luci! Fate attenzione, pronti? Oh, esatto! Luci rosse e blu servono a dire a tutti che c'è un'emergenza! E cos'altro può essere usato per segnalare a tutti un'emergenza? È la sirena! Eccola! È fortissima! E lo è anche il clacson! Già! E poi la gente in motocicletta porta le prove alla centrale di polizia! Wow! Siamo nella stanza della scientifica! Con le nostre prove! Ehi, come va? Bene! Ok, ecco le prove! Ora che facciamo? Dobbiamo cercare delle impronte. Ok, e come si fa? Per prima cosa devi mettere il camice. Il camice! Guardate! Sì, è di colore blu. Wow, mi piace il colore blu. È uno dei miei due colori preferiti. Blu è uno di questi e l'altro è l'arancione. Va bene, ho messo il camice. E adesso? Adesso tocca i guanti. Guanti, li trovo... Ok, sono proprio qui. Eccoli. Guardate qui! Dei guanti di gomma blu! Ora noi mettiamo questi per non lasciare le nostre impronte sulle prove. Capito? E ora ho messo i guanti. Che si fa? Ora stendiamo questa carta marrone sul tavolo. Ok. Oh, capito, grazie! Carta marrone. Ok. Bravo! Okay. Ora puoi venire da questa parte. Sì, arrivo. Quindi... abbiamo questo, abbiamo la carta proprio qui e abbiamo i guanti. Cosa ci serve adesso? Ora ci servono alcuni attrezzi. Ok, vediamo. E prima cosa, ci servirà la polvere per impronte. Guardate, polvere per impronte è di colore nero. Wow! Ok. Bene, poi ci servirà il pennello. Pennello? Guardate questo pennello! Wow! E adesso cosa devo fare? Togli il bicchiere dal sacchetto. Ok. Lo mettiamo qua. Ok. Ecco. Ora immergi il pennello nella polvere. Subito. Solo un pochino. Ok. Ho raccolto un po' di polvere, la vedete? E adesso? Adesso passa il pennello sulle impronte come una fatina che balla su un lago. Una fatina che balla sul lago? Mi piace, sei simpatica. Ok, ecco fatto. Ecco qua. Wow! Si vede qualcosa! Wow! Ecco fatto! Questo lo prendo io. Ok. E adesso avrai bisogno di nastro per impronte. Per impronte! Allora, questo nastro sembra un adesivo. Potresti tenermelo un attimo? Certo! Ok. Allora adesso stacco questo. Ed è davvero appiccicoso. E poi lo vado a posizionare qui. Wow! Ecco fatto! Oh! Ok! Lo devo tirare via? Delicatamente tiralo via. Ok. Sì, esatto. Ce l'abbiamo fatta? Wow. Ok, chiudiamola come un libro. E guardate qui! Wow, abbiamo appena preso un'impronta dal bicchiere! Già, la nostra prova! Ok, adesso la do a te. E bene. Poi cosa devo fare col bicchiere? Adesso il bicchiere va rimesso nel sacchetto di carta. Va bene, vado a prendere un sacchetto di carta. Ok. E... lo trovo... qua sotto. Ecco, un sacchetto. Bene. E te lo passo. Ok, e adesso? Adesso devi sigillarlo con il nastro per le prove. Ok, nastro per le prove. Oh. Ok, proviamo. Nastro per le prove. Sigilliamo. Ecco fatto. È bello sigillato. E ora? Non dimenticare di firmarlo. Oh, devo firmarlo. Volete fare lo spelling con me? Pronti?
B-L-I-P-P-I. Blippi! Ben fatto! Ecco, ora rimettiamo a posto la penna. Adesso che il sacchetto è ben sigillato, dobbiamo portarlo nel magazzino delle prove. Wow! Andiamo! Che succede? Oh. Ciao! Blippi! Ehi, ho delle prove per te! Oh, grazie! Abbiamo i risultati dell'analisi delle impronte. Oh, wow! Ehi! Guardate dove siamo! Oggi siamo al Museo dei Bambini Hands-On ad Olympia, Washington. Andiamo! Wow! Guardate qui dentro! Wow! Sembra di essere in una fattoria! Abbiamo dei broccoli! È così verde! Guardate! Carote! I conigli adorano le carote e questa è di color arancione! Andiamo! Una cipolla e una pannocchia di mais! Mi piace molto! Mais arrostito, verde e giallo! Guardate! Questo è gesso per marciapiedi. H-I. Ho scritto hi. Ciao. Oh, andiamo. Wow. Guardate. Adesso faccio delle bolle. Ok. Queste bolle sono enormi! Ve le faccio vedere da più vicino! Guardate, c'è una bollicina! Andiamo! Guardate questi rami! Si chiama corsa dei procioni! Andiamo! Questa è un'opera d'arte fatta coi rami! Siamo intrappolati qui, da questa parte! Passate per di qua! Cosa c'è lì? È la pista dei tricicli! Ok, un triciclo, per favore! Ok! Dobbiamo metterci il casco, e questo casco è di colore nero! Guardate, questo qui si chiama triciclo perché viaggia su tre ruote. Se fosse stata una bicicletta, ne avrebbe avute due. Molto bene, ora parto! Stiamo salendo una collinetta! Andiamo! Non ci riesco! A volte nella vita, se non riesci a fare qualcosa, devi provare qualcos'altro, come ad esempio andare a piedi. Va benissimo. È comunque divertente. Ecco la discesa. Si parte! Guarda, mamma! Senza mani! Da questa parte! È il momento di costruire una barca! Questa è la zona dove potete costruire le barche! Prendiamo, ad esempio, un pezzo di legno, come questo, e una cannuccia! Mettiamola qui. E possiamo mettere una vela, come questa vela verde. La mettiamo qui. Facciamola girare intorno e poi ne aggiungiamo una rosa. Pronti? Ecco fatto!
Guardatela! Che bellissima barca! Ma aspettate un attimo! Ci vuole qualcuno dentro! Volete questo o questo? Ah! Mettiamo questo qui! Ok? Come vi sembra? Wow! È una barca bellissima! Che buffo! Ok, adesso prendiamo un calamaro gigante! Ok, andiamo da questa parte! Mettiamo qui la barca e il calamaro gigante! Wow! Guardate qui! Questo è il tavolo d'acqua ed è bagnatissimo! Ok, prima di mettere la barca e il calamaro nell'acqua, mettiamoci la cerata! Andiamo! Ok, questa cerata è di colore giallo! È bella comoda! Ok, siamo pronti! Andiamo! Ok, mettiamo la barca... Oh, aspettate! Andiamo di là! Ci sono dei pezzi di plastica, così possiamo fare una corsa a ostacoli! Pronti? Ok, cominciamo! Ne metto uno qui... Ne mettiamo un altro qua... Un altro ancora qui... Oh! E uno lo mettiamo qui! Wow! Quasi non ci arrivavo! Questi sono gialli, proprio come la giacca! Ne mettiamo uno qui... E un altro... Qui! Ok! Wow! Ora credo sia il momento di mettere la barca e il calamaro gigante nell'acqua! Pronti? Si parte! 3, 2, 1, vai, barca, vai! Wow! Vai, vai! Sì, l'abbiamo seminato! Oh no, non bloccarti! Andiamo, andiamo! Sta arrivando! Il calamaro sta arrivando! Ok, ce l'hai fatta! Yeah! Stiamo vincendo! Yeah! La barca è arrivata al traguardo! Ben fatto! Wow! Mi piace l'odore e la consistenza delle piante! Sì, è proprio bellissima! Wow! Cosa c'è lì? Un'area dove si può scavare! Andiamo! Wow! Un secchiello verde! Un camion ribaltabile verde! Wow! E un escavatore verde! Vediamo cosa posso scavare! Wow! Wow, guardate! Wow! Questo è un triceratopo! Wow! Un dinosauro molto antico! Andiamo! Abbiamo visto un piccolo camion ribaltabile prima e adesso qui ce n'è uno più grande! Brum, brum. Questa sembra la tramoggia per caricare il camion. Guardate! Ok? Carichiamolo! Si parte! Wow! 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 Oh, ciao! Wow! 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 Sembra il posto perfetto per scaricare tutti questi sassi. Pronti? Beep, 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 beep. Wow, è pesantissimo! Wow! Wow! Erano proprio un sacco di pietre! Ottimo lavoro! Wow! Guardate questa sala! Sembra di essere in una foresta! Ci sono così tanti alberi! Guardate! Wow! Che belle piante! E guardate qui! Questa sembra corteccia!
Wow! Venite qui! Guardate quanto è grande questo albero! Oh! Ah! Vedete un animale che muove le ali da qualche parte? Go, 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 go! Guardate! È lassù! Lo vedete? Già! Quello è un uccello! Oh, go, go! Guardate qui! Dato che siamo in una foresta... Wow! C'è una tenda! È come andare in campeggio! Guardate! Ehi! Scotta, scotta! E qui c'è un ceppo per il fuoco! Ok? E poi... Wow! La stanza dei tubi ad aria! Venite! Wow! Mi piace tantissimo questa stanza! Wow! Ok! Vedete? Prendete delle palle colorate o dei fazzoletti. Ecco una palla arancione, viola, gialla e anche una rossa. E poi... le infilate qui dentro. Wow! Wow! Poi vanno lì! Guardate! Wow! Arrivo fino in cima! Lo faccio di nuovo, pronti? Siete pronti? Sì! Lo prendo! Ok! Ora metterò questi fazzoletti colorati qui dentro. Pronti? Oh. Wow! Guarda! Ehi, hey, adesso li mettiamo tutti insieme. Ora vi mostro. Prendiamo altre palline. Ok, pronti. Adesso ne abbiamo parecchie. Dobbiamo girare queste manopole. Ok. Adesso non sappiamo dove andranno a finire. Faranno percorsi diversi. Sì, aiutami. Hai visto? Guarda. Wow! Wow! Un fortissimo scivolo blu a chiocciola! Venite di qua! Wow! Guardate quest'area! Wow! Qui sembra che si possano costruire delle cose con questi tubi! Wow! E da qui esce del fumo! Wow! 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 Ehi! Riuscite a vedermi? Ciao! Non preoccupatevi, sono qui! Hey! Wow! Ok! Wow! E guardate questo! Wow! Qui c'è del fumo dietro tutta quest'acqua! Lo vedete? Wow! È divertente toccarlo! Dà una bella sensazione! Wow! Wow! Ho le mani proprio bagnate! Ok! Wow! Guardate questo! Wow! È un vortice! Una specie di mulinello! L'acqua gira davvero velocissima! Wow! Wow! Ok! Qui ci sono delle palline colorate che bisogna mettere qui! Pronti? Ok, ora che il tubo è chiuso e pieno di palline, teniamoci pronti! Arrivano le bombe! 3, 2, 1! Wow! Ok, guardate le palline! Wow!
Wow, le avete viste? Wow! Ok, prendo altre palline colorate come questa rosa, questa gialla, questa fucsia e dovrebbero arrivarne altre. Oh, un'altra rosa. Oh, e una viola e una bianca. Ok, state pronti perché le lancerò lì sopra. Vado. Wow, wow! Guardate lassù! Wow, le vedete nel vortice adesso? Wow! Lancio le palline lì sopra e loro vanno giù nel vortice. Ok, ancora un altro paio. Pronte palline? Wow! È proprio fortissimo! Wow! Il vortice d'acqua è proprio spaziale! Wow! Stiamo guidando verso il cantiere! Arriviamo! Ok, adesso che siamo al cantiere, wow, dobbiamo prendere i nostri attrezzi come la pala e wow! Wow! Guardate che mattone pesante! Wow! Wow! E questo sasso gigante! Wow! Ok, portiamo tutto di qua. Ok? Ok, questo sarà il nostro cantiere. Andiamo di là a prendere tutti gli attrezzi. Come un martello pneumatico. Brrr, wow! E un elmetto! E un gilet di sicurezza. Wow! È davvero piccolo! Magari stavolta non metterò il gilet, ma indosserò degli occhiali blu di sicurezza! Guardate! Una sparachiodi, un trapano, una mazzuola, wow, una spranga, e un seghetto e anche un metro. Wow, ok, andiamo. Meno male che avevo sul caschetto. Ok, prendiamo dei coni stradali, così facciamo sapere alle persone che stiamo costruendo una casa, ok? Ok, cominciamo! Alcuni segnali stradali. Devo mettere questo qui. Ok, qui ci sono le travi di tutte le misure. Prendiamo due di queste. Uno, due. Mettiamole per terra. E ne prendiamo due lunghissime e le mettiamo così. Ecco fatto. No, no, meglio in un altro modo. Ok. Ecco fatto. Queste sono le fondamenta della casa che stiamo costruendo. Ok? Pronti? Voi state lì. E io inizio a costruire. Vediamo un po'. Procediamo così. Ok, mettiamone altri due. Oh! Ok, ora per il tetto. Aspetta, ne metto un'altra per rinforzare. Ecco fatto. Ora mettiamo il tetto della casa qui sopra. È qui sopra. Già, l'ultimo lo mettiamo qui. Esatto, qui. Sembra che abbiamo costruito una bellissima casa. Proviamola. Wow. Era un po' fragile. Guardate dove siamo. Siamo dentro un'ostrica. E guardate, una perla gigante. Così bianca e lucida. È bellissima. E queste
Già! Queste rappresentano granelli di sabbia. Wow! Perché se un granello di sabbia entra in un'ostrica, per reagire, l'ostrica si irrita e gli crea una perla intorno. Wow! Beh, è stato davvero divertente fare un giro con voi in questo museo dei bambini ad Olympia, Washington. È stato istruttivo fare le cose con le nostre mani. Beh, ci vediamo presto. Ciao, ciao! Seguimi e vedrai, ti divertirai. Il mondo scoprirai, molte cose imparerai. Blippi!